Salve a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale, io sono Grace, proseguiamo la nostra avventura con il gioco di Farmer Dynasty. Ok amici, allora sono le 6.04, 9 agosto, sole, domani sole, dopodomani sole, 59.000 punti special, 645 eurini. Ok, come tutte le mattine ragazzi andiamo a cogliere le ovi. Ok, tac. L'alba è sempre l'alba ragazzi. Ok, allora, cogliamo gli ovi. Ok, uova accolte, va bene, andiamo a mungere le mucche. Mu, 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 mu. Ok, mucche munte, va bene. Speriamo di non confonderci a mungere le galline e a raccattare le uova delle mucche. Ok, allora diamo un'occhiata qua a quanta cacca hanno fatto. Che come potete vedere questo è il nuovo carretto nuovo, spandiletame. Allora, letame immagazzinato 7%. Ok, qua ne abbiamo 1733 kg, 17%. Ok, ce ne va ancora perché ragazzi dobbiamo concimare un bel po' di terreno. Ok, diamo un'occhiata alla serra e in questo episodio andremo a concimare e a seminare il terreno. Ok, vediamo un po' se... Oh, guardate ragazzi, sono cresciuti anche i, se non mi sbaglio, le zucche. Ok, queste sono le altre zucchine, non sono ancora cresciute. E questi sono i pomodorazzi. Ok, speriamo che vengano su alla svelta, in modo tale che così possiamo andare a raccogliere il todos. Ok. Perfetto, allora detto questo, detto tutto ragazzi, io direi, visto che nel precedente abbiamo sia arato che coltivato il terreno, come potete vedere 100% 100%, oggi andiamo a mettere il fertilizzante, che questo è l'altro carretto che sono andato a raccattare in solitaria. Ok, allora entriamo nel nostro trattore. E vediamo un po' la rivista, la chiama la rivista qua, Enter. Dunque, qua come potete vedere abbiamo già 740 kg di grano. Ok, possiamo riempire la seminatrice, ma noi in questo episodio andiamo a innanzitutto a riempire con fertilizzante. Ok, via via. Ok, partiamo a bombazza ragazzi. Così iniziamo a fertilizzare il todos. Allora, per far partire il macchinario, sgancia, luci, cambio, inizia la fecondazione. Va bene, iniziamo la fecondazione ragazzi. Chiama così, iniziamo la fecondazione. Va bene. Ok, abbiamo fertilizzato il todos, ragazzi. Io ho fatto tutto, mi dà al 99%, però l'abbiamo completato tutto egregiamente. Allora, finiamo di fare questo pezzettino qua, anche se purtroppo mi dà solo il 99%, ma abbiamo fatto tutto. Ok, perfetto, mettiamo via questo, svuotiamolo. Ok.
Svuoto fertilizzante, va bene. Allora, quindi abbiamo il grano, perfetto. Quindi possiamo andare a vedere, comprare ancora un po' di grano. Dopodiché vediamo un po' qualche altra coltivazione. Ok. Allora, quindi questo lo mettiamo via per adesso. Mettiamo in un posto comodo da raccattare. E direi qua. Ok, perfetto, adesso prendiamo il nostro P-Cup, ragazzi, e andiamo a vendere un po' di latte dal nostro amico negoziante. Andiamo al cancellino. Ok, perfetto. Hello, hello, good Good morning, to good see you. morning. Can I help you? Yes. Cure. Sure. Allora, 23 di latte, andiamola a impiccare tutti. 92 euro, va bene. Dunque, abbiamo 733 euro. Vediamo un po' se riusciamo. 20, 24 euro. Sinceramente, sono un po' pochini, eh. Va bene. Prendiamo questi ovi qua. Dunque, lui ha può anche venderci la motosega, ragazzi. 660 euro. Questa è una new entry che prima non c'era, e anche la canna da pesca, che compreremo successivamente. Adesso pensiamo ai nostri terreni, ok? Poi casomai dovremmo anche andare a comprare un terreno nuovo. Ok, allora, mappa. Dunque, ragazzi, io direi di andare in negozio agricolo, in modo tale che così vediamo un po' i prezzi. Ok, arrivati. Parcheggiamo. Ok, anzitutto volevo andare a vedere il mulino cos'è che ci pagava. Dunque, il mulino, grano e orzo. Allora, grano. Vediamo un po'. Noi abbiamo 700 eurini, eh? Quindi grano possiamo comprarlo. L'orzo anche. Se noi facessimo il pieno di tutto, 900 euro. Dunque, facciamo così. Vediamo un po' di comprare un po' meno di questo. 7,45, così ci stiamo dentro. Ok. L'orzo perché ci viene pagato di più. Ok, ragazzi. Allora, prendiamo questo qui. 525 kg di grano e 1000 kg di orzo. Ok. Per il semplice fatto, ragazzi, adesso abbiamo 21 euro. Ok. Per il semplice fatto che qua il mulino ce li paga di più, quindi per adesso andiamo a coltivare questo, il grano, perché un po' ce l'avevamo già a casa, e l'orzo 701. Ok. Poi successivamente vedremo le altre colture, in caso che il mulino diminuisse i prezzi, vedremo un po' di fare la colza e il pisello, ok, che sono gli altri che ci vengono pagati di più, il lupino anche. Ok. Perfetto, andiamo a seminare il nostro terreno adesso. Per quanto riguarda le altre cose che possiamo comprare, dunque altro, i semi per adesso non ci servono, i polli ci hanno da mangiare, le mucche hanno da mangiare e il fertilizzante l'abbiamo utilizzato, ok. Quindi torniamo in the house, detto anche casa. Ok, eccoci arrivati. Andiamo in casa. Ho visto, ragazzi, che c'è stato un piccolo aggiornamento prima di avviare il gioco e non so cosa abbiano aggiornato, però vedo qua che hanno sistemato il parco giochi. Indicativamente, eh. Qualcosina è stata aggiunta. Questo è stato modificato tutto. Questo è ancora un po' arrugginito e le altalene sono ancora un po'. No, le altalene sono di legno, prima erano in ferro. Però non possiamo fare. Sì, possiamo sistemare anche le altalene, ottimo, ragazzi. Prima non c'era dato farlo. Bene, bello. Ok, perfetto.
Ok, mi hanno sistemato anche il parco giochi. Modificarlo non ce lo fa modificare. No. Sì, ce lo fa fare nuovo. Anche questo, bello, bello, bello. Ottimo. Questo ce lo fa tenere così. Sì, ok, abbiamo modificato le altre cosine, ma questo no. Questo non ce lo fa pulire, no. Ok, bene, bene. Abbiamo sistemato anche il parco giochi. Bello. Ci sta, ci voleva ragazzi, ci voleva. Perché sinceramente era l'unica cosa che non potevamo andare a fare e era un po' proprio triste la cosa. Questo, bello, ok. Questo non possiamo far niente. Vediamo un po' qua. Niente, ok. Perfetto, va bene. Adesso che abbiamo raccattato anche i semi, ragazzi, allora andiamo a attaccare la seminatrice. Che l'avevo parcheggiata qua fuori. Eccola qua. Ok. Agganciata, ottimo. Allora, speriamo di passarci. E carichiamo il Todos. Ok. Allora, grano. Direi di iniziare con il grano, ragazzi. 1265 kg. Ok. Ok, ragazzi, andiamo, iniziamo a seminare. Potete vedere la percentuale di seminato aumenta. Ok. Ok ragazzi, abbiamo terminato il Todos. Ok. Siamo a 98,96. Ok, più di così ragazzi non me lo da fare. 99, perché ci sono forse dei pezzettini che non ho completato adeguatamente, magari girando o quant'altro. Però in qualsiasi caso l'abbiamo seminato tutto. Forse questi pezzettini qua. 99,03. Ok, poi c'è questo pezzettino qui. Che era quello iniziale. Ok. 99,03. 33% di Benz, va bene, anche questo l'abbiamo fatto. Ok. Quindi andiamo a svuotare la seminatrice. Svuota. Ok, seminatrice con 0 kg di grano. Perfetto. Dunque, nell'altro campo poi andremo a seminare l'orzo. Questa la mettiamo fuori dagli zebedei. Direi di metterla qua. Ok, poi troveremo un posto adeguato anche per lei. Allora, adesso ragazzi, che abbiamo seminato, dovremmo andare a spandere il letame.
Purtroppo il letame, ragazzi, noi sinceramente non ho ancora capito dov'è che lo si può andare ad acquistare. Almeno che le nostre mucche non lo producano. Allora, come potete vedere qua, abbiamo 720 kg di letame. Ma presuppongo proprio che non basti. Allora. Il todos, ok, allora vediamo se ci fa il pieno. Ok, perfetto, quindi abbiamo il 24% di spandiletame pieno, però presuppongo proprio che non basti. Comunque noi facciamo così, andiamo a spargerlo lo stesso per adesso, poi successivamente vediamo un po' di attendere che le mucche producano, in modo tale così lo possiamo andare a letamare tutto. Allora, sì, letame 0%. Vediamo un po' quanto facciamo con il pieno di questo coso qua. E più che altro come si... Eccolo lì. Ok, azionato. Andiamo, andiamo. Ok ragazzi, allora abbiamo terminato il letame, quindi di conseguenza non possiamo più andare avanti. L'abbiamo letamato al 41%, ok, molto probabilmente, anzi più che altro attenderò che le mucche producano la cacca, ok, in modo tale così andrò a terminare questa procedura di campo. Nel frattempo ragazzi andrò a sistemare anche il campo qua accanto, in modo tale che potremo andare successivamente a seminare anche esso. Ok, quindi questo lo parcheggiamo qua. Troppo di cacca non ne hanno più. Ok, quindi lasciamola qui. Stacchiamo il todos. Ok, perfetto. E quindi direi che potremmo fermarci qua, ragazzi. Ok, abbiamo fatto un bel po' di cosine. Casomai io farò andare avanti qualche giorno, in modo tale che così avremo produzione del latte tutti i giorni. Andrò a raccattare i nostri litri di latte e andrò a venderlo. Ok. Poi le uova anche esse, in modo tale che così riusciamo anche a mangiare. Ok, qua chiudiamo. In attesa appunto che le mucche vadano a produrre, in modo tale che così possiamo finire di letamare quel campo lì. Amici, io direi che il nostro episodio termina qui. Spero che la nostra avventura vi stia piacendo. Nel caso, se non siete iscritti al canale, iscrivetevi. Se è piaciuto il filmato, lasciate un bel like. Vi ringrazio per avermi seguito. Ci vediamo con il prossimo gameplay. Un saluto a tutti da GraceGamer78.